oggi 6 settembre con molti lavoratori che non sono ancora rientrati nei posti di lavoro o ci sono rientrati solo da pochi giorni, vede questa manifestazione pienamente riuscita e partecipata al pari di quella del 6 maggio. Così come l'adesione allo sciopero che ci vengono dai luoghi di lavoro è molto alta, superiore anche questa al dato del 6 di maggio. Io vorrei affrontare anche brevemente, citare il problema dei giovani e dell'occupazione giovanile che vede l'Italia ai posti, agli ultimi posti con percentuali di occupazioni, con i giovani sotto i 35 anni che sono anche nel nostro territorio disoccupati per oltre un terzo. Ebbene, questa manovra non fa nulla per i giovani, anzi, con la misura che prevede l'età pensionabile elevata per le donne a 65 anni non farà altro che ritardare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani, soprattutto poi con le modalità di questi contratti precari che vedono oggi migliaia, milioni di giovani lavorare in condizioni contrattuali assolutamente inaccettabili. Naturalmente questi giovani sono con noi, ma un collaboratore a progetto, un associato in partecipazione che lavora in un negozio difficilmente può oggi venire anche fisicamente a manifestare il suo consenso.